Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente dopo anni, millenni, secoli e tutto quello che volete su Sly Google, la serie che si occupa di scovare il cancro su Google e in particolare riguardo al mondo Pokémon. Ragazzi, spero che questa serie non sia passata di moda, quindi se la rivolete ancora lasciate un bel mi piace, proviamo a raggiungere 250 like per rivederla di nuovo sul canale. E nulla, oggi ragazzi, come da titolo, andremo a vedere dei Fakemon che, diciamo, non sono proprio... fanno cagare. E quindi nulla, sappiate comunque che adesso cercherò piano piano di riprendere tutti i format che ho lasciato indietro. Quindi anche il circolo di Luminopoli, forse. Ma non glielo dite. E nulla, direi che possiamo iniziare subito scrivendo su Google Bad Fakemon. Nel caso ve lo stesse chiedendo, sì, ho già fatto una ricerca per controllare. E... ok. Perché stai perdendo le gocce dalla coda? No, no, signori, sta perdendo sangue verde dalla coda. Cos'è? Hydine. Pronounced like Hydine. Grazie. Dark Flying. Di Dark non ha nulla, di volante nemmeno, però a noi va bene così. Le statistiche... vabbè, non so, non è importante, ma... cioè, se fate i Fakemon, disegnateli bene. Poi ah, ma quelle sono le ali. Allora ha già più senso. Non è vero, un altro pipistrello copiato. Di nuovo. Ok, dai. Ma no, ma non è un Pokémon Marshmallow sta roba. Dove lo vedete il Marshmallow? Ma no... ma è un misto fra Dedenne, Mimikyu e l'Ebola. Che schifezza è. Cioè no, in realtà l'idea è anche bella in realtà. Però poi è quel, cioè, poi è scopiazzato e, perché c'hai dei... vabbè, via, via. Passiamo oltre. Dai, ma che cazzo. Ma questi sono... oddio, i Pokémon degli alcolici, raga. Se assumete alcolici, pigliate questi. First, second, third e la mega, che ovviamente è lo sciottino ignorante. Ma dai, ma cos'è questa roba qua? Che si evolvono per gradazione alcolica. Cioè, se aumenti la gradazione, aumenti anche la potenza. Io vorrei un'abilità. Vi prego, scrivete nei commenti un'abilità da assegnare a questi Pokémon, che sono... Dio, sapete cosa mi ricordano ora che ci penso? Tipo, avete presente le bevande che c'erano, che aveva tipo Shrek? Cioè, mi ricordano quelle, ma tantissimo. Se riesco a trovare una cazzo di immagine ve la metto. Cioè, boh, ok, Pokémon alcolici. Mi piace sta cosa. Raga, non bevete alcolici, mi raccomando, non vi ammazzate. Che non è bello. Soprattutto se siete piccoli. Guardando questi vi viene il tumore, però voi non bevete alcolici, mi raccomando. Non è che c'è molto da vedere con uno stile di Pokémon così, come vedi qua. Può accompagnare solo. Allora ragazzi, perché l'Harley Davidson? Cos'ha in più rispetto? È una moto unicorno! Ok, questo qua sembra uscito da SpongeBob, cioè veramente, non so perché, questo qua mi sembra letteralmente uscito da SpongeBob e c'ha il tumore al cervello, perché è evidente questa cosa qua. Allora, analizziamo il Pokémon nei suoi particolari. Presenta un pigiama della SPAL. Presenta un pigiama della SPAL. Ha un triangolo, è tipo una bomba, ma tipo c'ha una chela e da una parte da un martello e poi c'ha... è un tripede tipo... eccolo. È lui. Questo sembra un cazzo di Litwick che ha preso possesso di un del mais. La fantasia? Cos'è? Ma cosa mi significa sta roba?
Ma sembrano gli Skifidol che giravano quando andavo alle medie. Ma che merda è, ma che cosa brutta. Ma sembra bucciosissimo dall'uovo, poi si evolve in questa cosa. Ma no, ma perché? Non puoi fare una roba del genere. Sembra tipo un Mac ancora più radioattivo. Ma no. Ma cosa sei tu? Ma perché tutti adesso? Ma cos'è? Ma è incazzato, ma è arrabbiatissimo, raga. Io non voglio starci qua. Io volevo fare il DJ. Mi sono ritrovato. Non mi si carica neanche l'immagine da quanto è brutta sta cosa. No. Allora, fermo. Sei, allora, un Magikarp formato... Non lo so. So solo che c'hai una zucchina al posto dell'occhio. Hai una zucchina al posto dell'occhio. C'hai le pezze. Cosa? Cosa, Gesù Cristo? Cosa? Trovatemi una spiegazione razionale all'esistenza di questo essere, vi prego. Cosa mi stai a significare? Ti prego, sei incommentabile. Io ti voglio bene, ma fai sboccare pure il cenone di Natale del 96. E io nel 96 non ero nato. Cazzo. E ovviamente, ragazzi, poteva mancare un'evoluzione di merda di Poplio con un naso che in confronto Rudolph, Cristo Dio, c'ha il naso perfetto. Ibrahimovic sta piangendo nell'angolino perché ha perso il suo primato e anche lui si accorge della situazione e piange. Piange perché c'ha dei cazzi al posto delle dita. Quelli sono piselli. Io non so più cosa fare. No, veramente. Perché io guardo i Pokémon di sopra che non so visto. Questo è un bel Pokémon, no? Però quando ti appare nella roba alta, tu dici. Che pizza. Che vita triste, signori. Che vita triste. Attenzione. Questo è al suo perché. È una... Non ha il suo perché. Non ha assolutamente il suo perché. Allora, sei tipo un polipo formichiere con una lampada fluo addosso. I miei neuroni si stanno picchiando probabilmente, si stanno ammazzando, stanno facendo la guerra nel cervello. Che in confronto Zekrom e Reshiram vedi, non riesco neanche più a parlare. Mi hai ipnotizzato sto coso, mi scappa da ruttare. Allora, fermi, ragioniamo un attimo sulla cosa. È un coniglio che ha fatto CrossFit... Che si è preso un Bergmite e l'ha utilizzato. Un coniglio ciclope che ha fatto CrossFit, che ha preso un Bergmite e lo usa come maschera. E che è fottutamente vestito. Sei vestito? Ha le scarpe intorno con la maschera, bro. Questo te lo concedo. Hai le scarpe intorno con la maschera. Rimani comunque autoesplicativo. Hai un problema mentale. Porca. Io ce lo immagino questo qua che nuota. E a un certo punto. Porco due, mi ha preso in testa il Titanic. E fa affondare la barca perché è gigantesco. Io. Non lo so cosa passa per la testa di certa gente che crea i Pokémon. So solo che no. Ma secondo me possiamo anche concluderlo qua il video. Cioè, dopo questo, secondo me possiamo anche andarci. Cioè, nel senso, i Pokémon degli Illuminati, per me. Si può prendere e andare a casa, perché io dopo questo, cosa ho altro da donare alla vita, secondo voi, dopo questo? Cioè, niente. Dopo che ho visto questo coso qua, mi sono reso conto che la mia vita non ha senso. Che tutto è vano e tutto è illusionario. Ok. Però ammetto che il design è fatto bello, questo te lo concedo. Il design è fatto abbastanza bene, te lo concedo. Immaginate se facessero veramente un Pokémon del genere. Cioè... Pensate se solo apparisse un robo del genere, quante cazzo di polemiche ci sarebbero. Cioè, allucinante. Invece no, ci becchiamo Emolga. Spinda. Piukumuku, cazzo.
Pyukumuku. E io con questo embrione di Sliggoo lapidato vi do appuntamento al prossimo video. Quindi spero ragazzi che questo vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social, in particolare da Instagram, se volete cose aggiuntive riguardanti il canale e non, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.